In occasione della Fiera di San Gregorio abbiamo la presenza di Giorgio Balzan, presidente di Longarone Fiere. La prossima settimana ci sarà Agrimont. Ci vuol presentare questa manifestazione? Sì, si apre sabato prossimo la 38esima edizione di Agrimont, che poi continuerà domenica e il weekend successivo, il 24, 25 e 26. Aspettiamo veramente un folto pubblico perché la fiera è piena, tutti gli spazi sono stati messi a disposizione, quindi c'è una ricca e fornita attività di espositori che hanno voluto essere presenti, e unitamente a questo ci sono molti convegni dedicati al settore dell'agricoltura molto importanti, che vanno dalla potatura all'apicoltura, al vino, a tutta una serie di attività che si stanno sviluppando anche con le collaborazioni tra, diciamo, la Bassa e il Bellunese. Questo è importante. All'inaugurazione ci sarà il governatore Luca Zaia sabato mattina alle 11, e quindi sicuramente sarà un'edizione importante. Questo è quello che auspichiamo, e invitiamo tutti coloro che sono presenti alla Fiera di San Gregorio a venirci a trovare. Una collaborazione con Valdobbiadene, come sta andando questa giornata? Ma sta andando bene, noi siamo qui per la quinta edizione del gelato al prosecco, perché le sinergie vanno messe insieme, credo che sempre di più si debba far squadra. Ci sono stati 28 partecipanti al gelato al prosecco, quindi da tutto il mondo, perché hanno vinto due gelaterie tedesche, questo è importante, con produttori italiani ovviamente, e quindi ben vengano queste collaborazioni. Con Valdobbiadene poi c'è un rapporto particolare di molta stima e amicizia da anni, e pensiamo che vada avanti, anzi si cementifichi.